Good morning guys! Nel video scorso eravamo qua, io e Stefan, ma il video di oggi, appunto come sapete, andiamo a parlare di un sistema che aiuta la guida nelle nuove Harley Davidson, quelle con Ride by Wire, ovvero il gas elettronico. Come sempre cosa si fa? Si lancia la sigla e poi noi ci prepariamo, nel frattempo, pronti a parlare di questo sistemino che è qua, piccolo ma grande nelle sue potenzialità. Tante volte capita durante i miei video, e lo sapete, l'avete visto, che con la mia Noise, se la strada è un pochino bagnata e umida e non sto attento nel dare il gas e non è una moto poi strapotente, la ruota posteriore slitta. Però con un sistema del genere possiamo andare di tanto a ridurre il pericolo. Come sei venuto a conoscenza del Ride by Wire School? Attraverso Instagram ho visto questa, diciamo, pubblicità e poi sono entrato anche nel loro canale YouTube e mi sono incuriosito. Cos'è che ti ha attirato lì per lì, che ti ha portato a volerli contattare? Ho sempre avuto la voglia di avere delle mappe sulla moto. Con questo dispositivo qui era possibile averle in una Harley Davidson, che fino a poco tempo fa non era possibile averle, e da lì è rimasto attaccato al manubrio. Un dettaglio non da poco importantissimo: l'azienda che lo produce è italiana. Questa è una cosa molto importante secondo me da andare a dire. Ma ad oggi che tu ce l'hai, l'hai provato, domanda quasi scontata da fare a lui: questa moto quanti cavalli ha? 93. Senza un sistema del genere la consiglieresti? Sì, però io consiglierei di mettere questo sistema. Perché? Questo dispositivo ci consente di avere molta sicurezza. Io l'avevo già montato un giorno di pioggia, non l'avevo impostato nella modalità Storm, che sarebbe la modalità Rain. In curva ho dato gas e la moto, avendo 155 newton di potenza, mi è andata via di culo. Mi sono ricordato di averlo, ho messo Storm e posso dar gas quanto voglio e la moto va sicura, senza slittare niente. Perché tu mi stavi dicendo che lui fondamentalmente è un po' un sistema plug and play. Sì. Che volendo, io consiglio di non farlo, perché è sempre meglio affidarsi a qualcuno del mestiere, ma se siete capaci potete fare. Praticamente ha un filo a cui è attaccato la sua centralina già mappata, esatto, che a sua volta viene collegata alla centralina della moto. E lui com'è che interviene sul mezzo? Cioè com'è che fa a bloccare la potenza o l'erogazione? Spiegami un secondino. Questo dispositivo è collegato alla centralina, okay, che è collegato all'apertura della farfalla. Ok. Impostando le varie mappe, per esempio in quella Rain o Storm, quando tu dai gas la farfalla si apre solo un pochino, non dà tutta la potenza che potrebbe avere. Viceversa, se tu la metti in modalità Anarchy, la farfalla si apre tutta e hai una potenza subito, come famoso gas rapido che si metteva nei vecchi motorini. Diciamo che la potenza della moto rimane la stessa, ma l'accelerazione, posso dire che se da 0 a 100, tra virgolette, la moto ci mette 10 secondi in normale, in modalità Anarchy ci mette quasi la metà. Sì. Faccio questa faccia non perché sono stupito, perché sono preoccupato. E io fra poco, te sei sicuro, mi sposto su strada con il tuo mezzo. La strada è umida, però c'è la mappa Storm, questo mi rincuora, vedi? Perché abbiamo quattro mappe più una, quella Plus e quella di base, quella Stock. Abbiamo la Storm, che è la modalità Rain praticamente, poi abbiamo la Easy Rider, che è leggermente più potente, e questa è facilissima da utilizzare quando sei in giro con i tuoi amici. La moto consuma meno e ha questa docilità di erogazione. La mappa centrale, diciamo, è la mappa come se fosse Stock, la moto. Poi abbiamo la mappa Freedom. La mappa Freedom aumenta la velocità di apertura del gas e hai più potenza in accelerazione. Questo quando vai nei passi di montagna da solo e hai voglia di divertirti. Poi la mappa Anarchy è quella veramente più potente e più pericolosa, perché qui la moto appena tocca il gas parte. Consiglio di usarla sempre quando sei in dritto. Andiamoci contro, ragazzi, se abbiamo un gas rapido su un mezzo del genere, ma non tanto il mezzo questo, pesante, mi dicevi poco fa 320 kg, bisogna saperli gestire. È vero che ha un impianto frenante, doppio disco anteriore, disco posteriore, ma sono sempre 320 kg in movimento da fermare. Per ora non sto più nella pelle. Per qualsiasi informazione vi rimando al sito che trovate qua sotto in descrizione o alla sua pagina Instagram, dove lui appunto ha tutte quante altre informazioni che non diamo qua. Seguitelo e iscrivetevi anche al canale YouTube Teste di Moto. Ora noi ci vediamo velocemente, un po' di ansia, preparo la carta igienica, su strada. Tu stai riprendendo il mio schianto?
per poter dimostrare che sono caduto io, non tu. Allora, ragazzi, io non mi ricordo le mappe come si chiamano, quindi ve le chiamerò 1, 2, 0, che è quella stock, 3 e 4. Ma in sovrappensione vi metto il nome della mappa. Mi hai detto, quando parto, lascio il gas, cambio la mappa, quando la voglio cambiare. Partiamo con quella stock e quella centrale. Ohia, miseria, non sono abituato ai comandi centrali. È un orgasmo, quando dico wow wow wow, è un orgasmo quello. Ok, divertiamoci. Siamo in seconda, apro gas. Porca zozza, ma già così va bestia, ma stai scherzando? E questo è il motore stock, la mappa zero. E già qui, ragazzi, stiamo capendo che questo è un motore della madonna. Harley ha fatto, tanto di cappello, un gran motore. Giriamo indietro e vediamo di testare la mappa rain. Io ho lasciato il gas e sono in rain. Poi vibra anche di meno il motore, ma vibra anche di meno. Sono in seconda, apriamo gas. È proprio più strozzata, la senti che è strozzata, come se facesse in certo senso fatica, ma in realtà non fa fatica, è la farfalla che appunto fa passare meno carburante. Ora mettiamo la mappa 2, ci siamo, e apriamo ancora un po' gas. È già più reattiva, porca zozza! Già cambia di tanto dalla mappa 1 alla mappa 2. E non è la mappa più potente, o cioè quella più libera, meglio dire. Non potente, perché la potenza è la stessa. Non è quella più sciolta. Ora mettiamo la mappa numero 3. Oddio, non ero preparato allo stacco di testa. C'è già questa, mi manda indietro, sul sellino. Fortuna che c'ha lo scalino, Stefan, che mi tiene fermo. Sono in terza. 3, 2, 1, via! Ero a 60! Sono già a 130! Non è possibile! Mettiamo l'ultima. Rallento, c'è nessuno? No. Siamo pronti? Voi sì, io no. Via! Oh, sgommato! Ha sgommato dietro! Ha slittato quando ha aperto gas! No. È stupendamente oscena e brutale. Sei cattiva, sei stronza con la mappa numero 4. Giustamente hai ragione anche tu, moto. Mi dici, e tu mi metti la mappa cattiva e io sono cattiva. E io mi trasformo in ciò che tu vuoi. E cioè, tu c'hai ragione. Ti trasformi in ciò che io ti chiedo di essere. E con questa mappa tu dimostri di essere molto cattiva. Ma è una mia sensazione o con la mappa 4, insomma, più potente, ha slittato la ruota quando ha aperto gas? Bene, cioè, ragazzi, per farvi capire, sono in seconda con la mappa 4. Questo è l'effetto della testa. Ma la stacca! Ragazzi, 3, 2, 1, via! Ma cosa sei? Cioè, già tu con il motore che hai stock sei brutale. Ma in questo modo, tu sei tutt'altra cosa. Però no, ti dico, la cosa che mi lascia molto perplesso in maniera positiva è il cambio repentino da una mappa a quell'altra. Dalla mappa 1, quella che io la più leggera, definiamola, alla mappa già 2, già noti, anzitutto cambiano anche i giri quando sei folle, sì. Cambiano i giri in folle, ma proprio noti che la 1 è proprio strozzata la moto. Cioè, come se fosse proprio gli tirasse il collo e dice, se no bevi troppa benzina perché sennò sbagli. La 4 invece, rispetto già a quella stock, cambia, è come avessi due moto dentro una. Cioè, due moto, avessi quattro moto rispetto a una. Vero? È davvero, ma al di là del divertimento del cambiare la mappa, ma anche la sicurezza, come tu dicevi appunto prima, la sicurezza del dire, c'è pioggia, metto la mappa 1, la mappa quella più leggera, e la moto mi aiuta a controllare il tutto. Se io posso sbagliare, lei dice, guarda, già io ti strozzo un po', poi tu mettici del tuo, ovviamente. Io infatti le mappe che uso più di tutti sono la Storm e la Easy Rider. Che sono la 1 e la 2? La 1 e la 2. Di la verità, quando fai le storie che apri gas su Instagram, che mappa metti? Sii sincero. Anarchy. Bravo! Grazie Stefano, come sempre, è stato gentilissimo. Grazie a te. Quindi ricordatevi, azienda italiana, contatti qua sotto, avete il link diretto, sito internet. Per qualsiasi cosa scrivete anche a Stefano, che è sempre disponibile a dare informazioni. Ricordati di iscrivervi a entrambi i canali, Teste di Moto e Noise. E ragazzi, anche la campanella, in questo modo non mi perde nessun video. Mi raccomando, ciao ragazzi.